Thank you.
130 cessioni di droga con 89 ipotesi di reato, cariche di 43 indagati, più di 300 cessioni giornaliere per un volume d'affari mensile di 5 milioni di euro. In almeno tre grandi quartieri popolari San Severo si vendeva di tutto: eroina, cocaina, hashish e marijuana. Erano stati predisposti veri e propri coffee shop per il consumo in loco delle sostanze. Lo spaccio avveniva anche alla presenza di minori. Per scovinare il fiorente mercato, la polizia ha dovuto servirsi di un cavallo di Troia, in questo caso non del virus informatico. Nel procedimento per le devastazioni al carcere di Foggia del 9 marzo 2020, quando c'è la clamorosa evasione di massa, l'inizio dell'emergenza Covid, davanti al buco, in corso l'udienza preliminare che riprenderà il 21 novembre, quando tutti potrebbero chiedere il rito alternativo, la maggior parte però non è. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Discover more than 35,000 tracks and 90,000 sound. Vediamo i nuovi dispositivi della serie Predator, sia in versione Triton che in versione Ilex 300 e 500. Ovviamente anche il modello Triton sarà disponibile in versione 300 e 500. Crossover tra i dispositivi gaming e quelli per creatori di contenuti, ma ve ne parlo subito all'interno del portatile questo Acer Predator Helios 300 mi viene davvero un pochino difficile. Pensate che lui pesa 2,7 kg ed aspetta. Thank you.
Thank you.
Non dico che l'ho scoperto io, ma lo portai io alla UX tantissimi anni fa. Però mi tratterò ma guarda, aveva sicuramente una grossa capacità, ma non basta poi allenarsi, devi avere delle qualità, delle grandezza, il punto per fare un certo tipo di da difensore di tiro, sono le qualità migliori e la capacità di spazio, mettersi sempre in zona di cerchio, per ricevere questa palla, si parla di questa palla, è una cosa che non ha mai pensato. Ad esempio, quando ero in contratto, il fatto che non avevo così come parte di un giocatore, la marca per un difensore con profilo immobile è anche un problema di concentrazione. Tra l'altro io ho delle immagini bellissime su un monitor dei tifosi della Fiorentina, sempre le manda, che grande il nostro regista, insomma, belle queste immagini con faccio pubblicitario, non so che effetto sia, ma noi andiamo perché è arrivato da Bevio, prima di parlare di Fiorentina Lazio di tornare a Franchi, Mavi, eccoci. Ciro Ferrara, mi dispiace quest'anno non essere lì con voi, ma dici che cosa succede questa sera? Thank you.
so, è tutto vero. No, a parte le battute, sì, ha un valore strategico fondamentale. Thank you.
poi ricorderemo di loro. Inizio
inizio campionato, segnato praticamente soltanto in conference. C'è Jovic, abbiamo parlato prima di questo sorriso ritrovato, di questo gol ritrovato, e chiaramente ci si attende anche tanto da lui, con Kwame, che adesso si spera, insomma, possano trovare un certo filo. Ale, a questo punto hai una missione, che è quella di andare a provare a farci quel regalo. Staccati pure, noi ce la caviamo da qui. Va vedo bene, Demetrio con Bebe Vio in questo momento, andiamo per un attimo a Winbrace, lo sentiremo dopo. Demetrio era lì al centro dove si comincia a giocare, il post partita vi ricordo tantissimi ospiti, Davide Zanetti, Roberto Mancini, Dida, Serginio, tanti protagonisti, Demetrio che sarà con noi. Io direi ci facciamo un tutto molto bello andando a pescare nella zona di classifica della Fiorentina, perché ieri sono arrivate vittorie importanti per il Monza, per la Salernitana e il pareggio in rimonta del Toro contro l'Empoli. Il maestro Bruno Pizzul, che regala la sua voce qui a Supertele, il racconto dei gol del campionato. Questo. Tutto molto bello. In apertura di ripresa il cross di Eboué. Destro arresta e va in splendida rovesciata per l'1-0 a favore dell'Empoli. 90esimo, Caramo, il traversone, l'errore di Vicario, la ribattuta di Luperto sul petto di Lukic che mette dentro l'1-1. Pessina, il lancio è per Carlos Augusto che si avvicina alla porta avversaria e mette dentro l'1-0 a favore del Monza. Angolo per il Monza, colpo di testa di Pablo Marì, 2-0. Alla Recchi di Salerno, passa in vantaggio la Salernitana con Piontek. La partita è comunque molto accesa, reagisce il Verona. Sul cross da sinistra arriva De Paoli e mette dentro il gol dell'1-1. Nel concitato finale a tempo scaduto attacca ancora la Salernitana da Bottema di A che mette dentro il gol del 2-1. Tutto molto bello. Ci sono cose incredibili dietro le quinte di Supertele, eh? Cose bellissime. Cose bellissime, cose bellissime. Grande. Va bene, questo è il racconto ovviamente di queste squadre che sono nella zona di classifica della Fiorentina, che stasera vuole portare a casa dei punti importanti. La Lazio ovviamente ha altre idee. Allora, con Cultrela siamo andati a cogliere delle curiosità interessanti, dei numeri, delle spigolature, come si diceva una volta, di questo bellissimo Fiorentina-Lazio che stiamo per vivere. Vediamo. Se ce ne fosse bisogno, il sergente ha iniziato il suo settimo anno alla Lazio in modo ancora più onnipotente. Ai gol, alla forza fisica, agli assist, ha aggiunto giocate come questa. Abbina il 1,91 m a piedi da numero 10 e da quest'anno si diverte pure. In Europa nelle ultime due stagioni solo Kevin De Bruyne riesce a reggere il confronto con il sergente. 22 gol e 25 assist in campionato. Sergei è praticamente due giocatori in uno, se non tre. E pensare che 7 anni fa stava per iniziare la sua esperienza italiana proprio da Firenze, ma poi non se ne fece nulla. Il calciatore a cose private o situazioni da altre squadre dietro, che vada per la sua strada. Il viaggio, il dietrofront, le lacrime. E stasera torna lì, con la sua Lazio, pronta a festeggiare anche le 300 presenze in A di Ciro Immobile, che con una rete potrebbe agganciare Del Piero, Signori e Girardino al nono posto della classifica marcatori all time a quota 188 gol. Se si parla di gol, accade il contrario alla Fiorentina. I primi 6 mesi del dopo Vlahovic, in qualche modo, tra Piontek e Cabral, l'italiano li aveva portati a casa. Adesso fa molta fatica, tira poco e segna pochissimo questa Fiorentina. Un gol ogni 19 tentativi, peggio di loro solo la Samp. Parte Jovic per il palo, dicono di no. Dopo la grande stagione dell'anno scorso, questa è stata la terza peggior partenza dei Viola nell'era dei tre punti. La squadra d'italiano però gioca e ha il maggior possesso in Serie A. Servono reti, reti che ci si aspetta da Luka Jovic. Il 7 dopo un avvio poco brillante sembra essersi ritrovato nelle ultime due partite. 4 tiri in appena un quarto d'ora di gioco contro il Bologna, ma soprattutto il ritorno ad esultare in Conference League. Jovic per il 3-0 Viola. La gioia e il sorriso anche per Jovic.
E allora, questo è quello che ci aspetta, mentre continuano ad arrivare immagini sul riscaldamento, le possiamo vedere anche a schermo intero, perché insomma, stasera è veramente una grandissima partita, mancano 13 minuti al calcio d'inizio. Avete qualcosa da aggiungere prima di entrare nella grande atmosfera del match? Sono le 20:30, quindi... No, parlavamo prima, sto Milinkovic-Savic ha delle movenze alla Zidane. Non male, gli ha fatto di no, vabbè, lui ho già visto qualche sito che ha ripreso giustamente le parole di Ciro Ferrara, mi unisco molto più modestamente perché ho 500 presenze in Serie A meno di Ciro, ma poi per il resto siamo alla pari. Cosa hanno detto? No, che bene, adesso tu sei preoccupato, è tutto a posto, hai detto che sei che è il miglior centrocampista del campionato. Credo non ci siano dubbi. Ma non penso che qua non stiamo parlando solo. Vedremo che cosa succederà questa sera. Ovviamente ci ritroveremo nell'intervallo, ci ritroveremo poi nel post partita. Questi due maestri, Lidl e Maestrelli, adesso celebreremo con una piccola pillola di parto con Pardo Tommaso Maestrelli. Sono dei giganti, no? Che in qualche modo raccontano una storia del calcio che... Ma è bello conoscere poi la storia, voglio dire, poi di società, di allenatori che comunque hanno portato dei successi importanti in delle piazze oggettivamente anche, insomma, non abituate magari a stare a certi livelli e a vincere tutti gli anni. Quindi sono due personaggi, io insomma ho conosciuto un pochettino meglio Lidom, però... Sono due personaggi che hanno fatto la storia davvero. Due personaggi che hanno fatto la storia. Fra l'altro Nils Lidom, l'avete visto, ha allenato anche la Fiorentina. Tommaso Maestrelli è stato un maestro assoluto, è stato l'uomo che compattò quella Lazio, che la rese così forte, così sentimentale al tempo stesso. Un padre per Giorgio Chinaglia e per tantissimi altri allenatori. Chi è stato il tuo allenatore? Cioè, hai avuto un allenatore maestro, feticcio, un uomo che ti ha... No. Sì, il mio primo allenatore negli allievi del Napoli, direi. O forse ancora prima, nel Salvatore Rosa giocavo io, il primo allenatore, che ha scoperto le mie qualità. Io feci un provino da... Ma dove l'ha trovato? Ha commesso un errore clamoroso. Ha commesso un errore grande. Dove l'ha scoperto? Ma... Dove erano le qualità? No, per cercare il petrolio, che ne sai fu. Però io feci questo provino da centrocampista, però dopo due secondi mi misero in difesa. Io ho un paio di cose da lanciare. Ovviamente il post partita ci ricollegheremo con l'evento di Beppe Vio, avremo gli ospiti che vi ricordavamo prima, da Via Sanetti a Roberto Mancini, a Dida, a Serginio e tutti gli altri che arriveranno, Cristiana Capotondi. Avremo Gabriele Corsi, grande cuore bianco-celeste, grande conduttore che commenterà il post partita al fischio finale. Avremo ovviamente tutte le interviste, poi arriverà anche Marcos, arriverà Massimo Zampini per parlare di Juve, Tony Sperandeo per parlare del calcio del sud e del suo Palermo. Questi sono gli appuntamenti di metà settimana con Zona Europa, con i match di Fiorentina, Lazio e ovviamente Roma, che sono tutti su DAZN. Io vi lascio al calcio d'inizio di Fiorentina-Lazio con questa pillola di pochi secondi, tratta da parto con Pardo, visto che insomma è giusto celebrare la grandezza di Tommaso Maestrelli. Questi pochi secondi che raccontano però chi è stato Tommaso Maestrelli in quella Lazio, perché è stato un padre per quei ragazzi e per la gente. Bianco Celeste, Fiorentina Lazio, fra poco. Era il punto di equilibrio di quella squadra, era l'ispiratore. Quando c'era un problema invitava i giocatori a casa, una pasta asciutta cucinata da Lina, e i problemi spesso si risolvevano. E poi c'è un altro aspetto fondamentale, il rapporto fra il padre spirituale di questa squadra, Maestrelli appunto, e il leader del gruppo, il frontman, come abbiamo detto, Giorgio Chinaglia. Nasce un rapporto straordinario che non è soltanto professionale, ma è un rapporto di amicizia. È un altro figlio per Maestrelli. Il mercato dell'energia sale e scende. Passa a Passiluce Gas. Hai sempre il prezzo giusto e un anno di Prime Video incluso. Così potrai goderti la migliore partita di UEFA Champions League del mercoledì. Con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa. Tutta quella tecnologia vi serve per studiare, vero?
Thank you.
Thank you.
Quindi,